Today we spoke about Dubai, but how can we shift to a smart city here in Italy, here in Europe? It's not an easy task to actually bring about the whole concept of smartness without both private and public partnership. Governance has to make a commitment, and it has to start with infrastructure. We have major resources being deployed to ensure there is water, electricity, sewer, transportation, and healthcare. These are fundamentals that needs to be addressed. And in order to optimize them, you need to actually ensure that you plan a process that would enable real-time data to be acquired from each of these verticals, brought into a facility that can actually aggregate that, make business decisions quickly, faster, and amicably. That would help everybody. So it's a partnership between the public and the private and the government. So that is a holistic approach where every citizen living in a city here could become a part of that process to help the government achieve those goals. And what is a smart city? Smart city is an efficient city that actually enables people to live there with lot of effort, least amount of effort in ensuring that everything is working, everything is sustainable, everything helps in making sure that there is ease of living. And without so many resources, we don't have much public resources. How can we start here to empower this process? I think, as I said earlier, it's best that the government and the public sector and the private sector and the people living in the city have consensus and enable the whole process by planning infrastructure so that the kind of rampant use of the infrastructure like energy and various other functional aspects of water and transport are managed in such a way that's optimal. And that reduces a substantial volume of carbon footprint and makes the city sustainable. That's the starting point. And once we do that, we are able to get into other functions because of capabilities of communication and the whole process of networks and phones and others that can seamlessly create new values. Abbiamo sentito quello che è successo e quello che succede e succederà a Dubai, ma qui in Europa, qui in Italia, in regione, a Udine, come si passa verso una smart city? Ma ci vuole prima una visione strategica da parte dell'amministrazione pubblica. Questi progetti, come avete sentito anche oggi, hanno sempre la testa sono dentro la testa dei vertici, per cui se non c'è un commitment forte da parte di chi poi è la guida delle pubbliche amministrazioni, questi poi progetti non riescono poi a funzionare. Per cui bisogna darsi una visione strategica, bisogna darsi degli obiettivi prioritari, perché ogni città, se fate un'analisi sulle varie città che oggi stanno implementando delle tecnologie per diventare smart, ogni città si è data un obiettivo. C'è Amsterdam che si è data l'obiettivo del parcheggio, c'è delle città americane che si sono date invece l'obiettivo per magari diventare più sostenibili dal punto di vista delle emissioni di CO2, ci sono altre città anche in Cina che si sono date il tema per quanto riguarda gli ingorghi del traffico. Bisogna capire se magari la visione di Udine o della comunità che sta intorno a Udine, perché parlavo che forse avrebbe più senso di mettere in piedi un progetto di territorio smart. C'è l'interesse magari di spingere verso l'accoglienza, il turismo, probabilmente si potrebbe decidere di cominciare a parlare dello smart come metodo per migliorare l'esperienza di chi viene a visitarci o a trovarci. Per cui è difficile dirlo da fuori, bisognerebbe essere nella testa di chi oggi è alle redini della regione e degli vari amministratori, dalla provincia al comune, e fare loro dovrebbero fare un tavolo di lavoro, loro dovrebbero, che sanno molto più di me e magari di tanti cittadini quali sono le priorità, metterle in evidenza e da lì decidere come si può approcciare. Oggi le tecnologie permettono di risolvere la quasi stragrande maggioranza dei problemi, solo che poi c'è l'altro aspetto, che ci servono i soldi, e forse in questo momento qui c'è questo problema. C'è da dire che forse l'Europa è anche disponibile a sostenere iniziative smart, bisognerebbe avere a questo punto nei funzionari pubblici un po' più di attenzione verso i progetti europei. Sono progetti che comunque richiedono impegno,
non, i soldi non vengono dati senza impegno, per cui bisogna che poi qualcuno ci lavori pesantemente. Come ha parlato Dilip Ralwan, ha detto, si è visto anche come le partnership pubbliche e private siano importanti, per cui è chiaro che per andare avanti su questi progetti bisogna coinvolgere anche il privato, ci vuole però un forte commitment da parte della pubblica amministrazione.